risultato storico. Erano anni che la polizia penitenziaria, uomini e donne della polizia penitenziaria, che soffrono di una carenza di organico della quale ci stiamo evidentemente preoccupando con assunzioni che non vi erano da tempo, e la cui carenza di organico in uno col sovraffollamento carcerario rappresentano un mix esplosivo, erano anni che attendevano, pur facendo le nozze con i fichi secchi, una cornice predeterminata di legalità che dicesse sino dove si potessero spingere per affrontare le criticità che quotidianamente affliggono l'universo carcerario. Allora, cosa presentiamo noi oggi? Un protocollo operativo che dà indicazioni chiare, regole di ingaggio chiare e certe a uomini e donne della polizia penitenziaria per affrontare le diverse criticità che si incontrano all'interno dell'istituto, dalla necessità dello sbarricamento a quando avvengono le risse, a quando avvengono le aggressioni agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria, quando vi è un rinvenimento di sostanze stupefacenti, e vi è un protocollo operativo che indica sino tutte regole di ingaggio chiare e certe sino a dove si possono spingere per garantire ordine, legalità e sicurezza all'interno dei nostri istituti. Vengono tipizzate una serie di fatti che purtroppo si riscontrano quotidianamente all'interno degli istituti e si dice loro come poter operare. Ovviamente è un manuale operativo che darà garanzie sin da domani mattina, ma che altrettanto evidentemente dovrà essere affiancato sin da domani mattina dalla formazione, sulla quale stiamo puntando per formare sempre più i nostri operatori ad intervenire in fasi di criticità. Voglio aggiungere una cosa: noi abbiamo una tecnica che è l'MGA, che è una tecnica evidentemente di utilizzo della forza fisica, ma volta ad utilizzare il minor gradiente di forza possibile per ottenere il risultato. Tradotto: tanto più formiamo, tanto più saranno in grado di intervenire chirurgicamente, tempestivamente, ma con il minor gradiente di forza, pur per raggiungere però il risultato. Il risultato qual è? È quello di ripristinare banalmente il concetto che all'interno degli istituti l'unica gerarchia che si può riconoscere è quella di chi veste una divisa, è quella della legalità e non certamente quella della criminalità, che molto spesso ha assunto atteggiamenti e contegni di sopraffazione nei confronti dei delinquenti di minor spessore, dei detenuti di minor spessore, altre volte addirittura nei confronti della polizia penitenziaria. Era una vita che lo attendevano. Devo ringraziare il capo del DAP e il vice capo del DAP per aver dato seguito a questa indicazione politica. Mi piace dire che il prontuario è stato scritto dai comandanti degli istituti, da vari comandanti degli istituti di polizia penitenziaria, indicatici dalle varie sigle sindacali, e quindi mi piace ringraziare sia i sindacati per il contegno collaborativo, sia i comandanti d'istituto, che sono coloro che quotidianamente sono in trincea a rappresentare la legalità e lo Stato all'interno dell'universo carcerario. Quindi è un protocollo operativo fatto da chi lavora quotidianamente in trincea, che dà indicazioni precise di fronte a tutta una serie di eventi critici su come bisogna rispondere a questi eventi critici. Non sarà mai, non era nelle nostre intenzioni, non è neanche nelle richieste della polizia penitenziaria, uno scudo penale per le attività che sono svolte all'interno degli istituti penitenziari, ma è un prontuario operativo che consentirà, anche qualora vi saranno eventuali contestazioni per come si è operato, di poter dire: io ho operato nel pieno rispetto di un prontuario operativo che mi dice come operare. Tradotto: finalmente la politica pro quota e l'amministrazione penitenziaria per la quota di chi mi sta seduto a destra e a sinistra ci mettono la faccia, non scaricando i problemi sugli agenti che magari neoassunti sono all'interno degli istituti, a volte senza precise regole di ingaggio. E questo non è, prima ancora che
utile allo Stato, non è neanche moralmente corretto. E abbiamo quindi fatto questi protocolli che non hanno, per quanto mi consta sapere, e di questo sono particolarmente orgoglioso, corrispondenza in altre forze di polizia. Certo, perché altre forze di polizia si trovano a fronteggiare criticità diverse dalle nostre, ma mi piace immaginare che siamo stati all'avanguardia nella predisposizione di protocolli che dicano agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria come comportarsi. È chiaro, e ho terminato, e poi passo la parola al capo del DAP e al vice capo del DAP, che saranno più come dire, tecnici nell'illustrazione del prodotto che oggi presentiamo. È chiaro che la polizia penitenziaria è una polizia diversa da tutte le altre polizie, perché deve come dire, miscelare l'uso legittimo della forza con il trattamento, deve tenere in equilibrio due aspetti. Ma è altrettanto chiaro che una delle forze di polizia che si trova ad operare sempre in situazioni di criticità. Il carabiniere, il poliziotto, la guardia di finanza, su 100 cittadini che incontra, può incontrare 5 persone problematiche. Tendenzialmente la polizia penitenziaria su 100 ne trova 100 di problematici. Quindi è la polizia che ha delle funzioni più delicate che imponevano da tempo dei protocolli operativi che amalgamassero la prassi all'interno degli istituti per garantire ordine, legalità e sicurezza. Finalmente sono arrivati, mi complimento con tutte le sigle sindacali che hanno voluto collaborare, mi complimento con i comandanti che hanno redatto questi protocolli operativi e ovviamente mi complimento con il capo del DAP e il vice capo del DAP, che se non avessero creduto in questa iniziativa ovviamente sarebbe rimasto un bel libro dei sogni del sottosegretario del Masto, mentre oggi dal libro dei sogni siamo qua appunto in conferenza stampa a presentarlo. Non ho altro da aggiungere per non rubare spazio al capo del DAP e al vice capo del DAP, che potranno illustrare più nel dettaglio il prodotto che oggi presentiamo. Sì, allora buongiorno a tutti. Operazione che alla base di questo prodotto è una operazione di legalità e trasparenza. La legalità vuol dire riconoscere il principio che il carcere è anche il carcere dei diritti del detenuto, ma anche dei diritti di chi deve mantenere ordine e sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari. Il presupposto fondamentale della legalità è l'esistenza di delle norme. Quello che mancava da decenni e che veniva invocato a giusta ragione dalle forze sindacali, dalle sigle sindacali, dalla polizia penitenziaria, dagli agenti di base in trincea, purtroppo inascoltati per decenni dall'amministrazione e dalla politica, era proprio un quadro chiaro di regole. Chi chiede le regole invoca la legalità. Noi abbiamo dato risposta, su input molto forte del sottosegretario Del Mastro, abbiamo dato risposta a questa esigenza. Abbiamo provato in 6 mesi, io ho costituito il 1° marzo del 2023 il primo dei gruppi di lavoro che si è cimentato in questa operazione di ricognizione. Attorno a questo gruppo di lavoro ha partecipato l'intero staff del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È un lavoro corale, il direttore generale dei detenuti, il direttore generale del personale, il direttore generale della formazione. La vice capo del Dipartimento ha presieduto un secondo gruppo di lavoro incaricato di ricavare da un compendio di norme e di prassi quelle che potevano essere delle schede tecniche operative. Il risultato ci soddisfa molto, perché è un risultato non solo di prescrizioni concrete, ma anche di richiami alle norme di legge regolamentari e alla giurisprudenza che legittimano o impongono l'adozione di certi comportamenti. L'operazione, dicevo, è un'operazione di legalità e penso di aver chiarito in che termini, ma è anche un'operazione di trasparenza. Noi abbiamo inteso fare questa operazione alla luce del sole. Il manuale è un manuale che sarà distribuito e adottato nelle nostre scuole di formazione e sarà la base per l'addestramento e la didattica di tutti i nuovi agenti, ma si procederà a un sistema di formazione permanente che nel giro di pochi mesi, 4 mesi, coprirà i 34.000 uomini e donne della Polizia Penitenziaria. È un'operazione di trasparenza perché questo manuale è stato dato ieri ancora
pochi minuti dopo la sua adozione al garante dei detenuti, perché noi vogliamo condividere con chi ha titolo di interloquire, di esercitare il legittimo controllo sulla nostra azione e sulle nostre direttive, vogliamo chiedere il controllo, la collaborazione, il concorso in queste valutazioni. Detto bene il sottosegretario, noi ci abbiamo messo la faccia, era un'operazione che meritava di essere fatta, perché è soltanto un primo piccolo tassello per cercare di contrastare una deriva del sistema penitenziario che non deve trovare più albergo in un paese civile avanzato come il nostro. Dare delle regole certe per questi profili di criticità era la base da cui iniziare. Dal punto di vista tecnico, e mi fermo, abbiamo cercato di minimizzare le innovazioni concettuali. Noi abbiamo una sala situazioni che è il collettore degli eventi critici. In tempo reale gli eventi critici dai 190 istituti penitenziari vengono trasmessi con un codice alla sala situazioni. La sala situazioni ribalta questa informazione sugli organi decisionali che devono adottare provvedimenti, devono intervenire in relazione all'evento critico. Ogni evento critico ha un codice numerico. Ogni evento critico ha una valutazione cromatica, rosso, giallo e verde a seconda della gravità. Noi abbiamo riproposto questa classificazione nel prontuario a disposizione di ogni singolo agente, già abituato a segnalare con quel numero, con quel codice alla sala situazioni l'evento che si sta realizzando o che è in corso, che sta per avere uno sviluppo, ed è abituato a considerare la valutazione cromatica intuitiva a seconda della gravità. Confidiamo, ripeto, che questo spirito che è stato sottolineato dal sottosegretario, in cui per la prima volta abbiamo chiamato a collaborare nella stesura di un'opera di così difficile equilibrio, anche i comandanti di reparto indicati dalle forze sindacali. Quindi un'operazione non di natura verticistica, ma un'operazione che nasceva dall'esigenza della base e che chiamava la base a cooperare per ottenere il risultato. Siamo molto soddisfatti e l'incontro di pochi minuti fa con tutte le organizzazioni sindacali ci ha permesso, per quanto mi riguarda, al di là delle mie aspettative, di raccogliere soltanto plauso, incitamento ad andare avanti. Quello che posso dire è che per noi quello che conta è il metodo, che è un metodo di collaborazione leale e soprattutto un confronto costruttivo e sereno con chi finalmente si vede riconosciuto il diritto di essere forza di polizia meritevole, forza di polizia specializzata, forse iperspecializzata, meritevole di quella dignità di attenzione governativa, di attenzione da parte del legislatore e dell'alta amministrazione che le spetta. Grazie. Il compito del nostro gruppo ha portato proprio alla redazione delle schede operative, cioè proprio dei protocolli, quelli che al di là del manuale, dopo aver esperito tutte le operazioni precedenti proprio per scongiurare l'evento critico e adottare tutte le tecniche possibili, quantomeno per non farlo degenerare, quando si arriva poi al momento di criticità, dove ovviamente ci si trova davanti a una scelta su come operare. La difficoltà, che è stata ben rappresentata da chi ha parlato prima di me, è proprio quella di far sì che tutto ciò che avviene nel chiuso di un ambiente carcerario possa essere facilmente intelligibile anche per chi dopo dovrà valutare l'operato all'interno. Quindi la polizia chiedeva esattamente una regola chiara, dire come devo fare precisamente, senza incorrere in eccessi o in situazioni che potevano comunque creare dubbio sull'operato all'interno degli istituti. Per questo si è fatta un'attenta valutazione, anche perché sono stati richiamati prioritariamente i principi che regolano l'uso della forza fisica. Siamo partiti dalle norme europee, abbiamo letto attentamente la giurisprudenza in merito e quindi di base, e questo ci tengo a sottolinearlo, sarà nello stato di necessità, cioè dove non è altrimenti possibile,
e in base al principio di proporzionalità. Dovendo scegliere quindi le tecniche più adeguate a corrispondere a questi fini, le tecniche di MGA che sono state già tra l'altro utilizzate per la formazione degli ultimi corsi, soprattutto in quest'ultimo degli allievi del 181esimo, sono quelle vagliate dalla Federazione di Judo, quindi sono tecniche note, conosciute e non altrimenti interpretabili. Ho utilizzato oggi la metafora del calcio che mi era più vicina, e quindi quando uno dice come si batte un calcio d'angolo, nessuno mette in dubbio che si batte con i piedi, mentre la rimessa laterale lo facciamo con le mani. Stessa cosa sulla tecnica dell'MGA, che prevede tre livelli. Il livello base è già dato per i corsi di arruolamento, di formazione adesso iniziale, sarà quindi estesa a tutto il personale. Abbiamo già dei nostri istruttori e formatori che verranno quindi mandati nelle sedi decentrate proprio per far partire in contemporanea su tutto il territorio nazionale l'addestramento della polizia penitenziaria. Questo richiederà tempo perché l'addestramento sarà più lungo. Siamo fermamente convinti che infatti più sarà alto e elevato il grado di professionalità dell'agente e più sarà fonte di garanzia per il detenuto, quindi o i detenuti soggetti passivi che dovranno in qualche modo subire questa forma di contatto fisico. Le tecniche di MGA sappiamo innanzitutto che sono tecniche di autodifesa, quindi che vanno a limitare una situazione che va a degenerare e che potrebbe causare tra l'altro danni alla stessa persona che in quel momento sta opponendo una forza o addirittura una resistenza a un ordine legittimo. Per questo diciamo, la valutazione che è stata fatta è stata ben ponderata e così come anche per l'uso dello sfollagente, che tendo a rimarcare anche lì è un mezzo di difesa, sono partiti già le disposizioni per i provveditori per la formazione e il rilascio proprio dell'abilitazione, quindi l'idoneità all'uso. C'è un protocollo anche in questo caso unito alle schede operative che già diciamo, è partito, quindi parte del personale ovviamente era già formato e tutti quanti saranno quantomeno richiamati anche a un addestramento ulteriore. Grazie. Bene. Sono domande? Prego. Buongiorno, Elisa Saltarelli di Prima Pagina. Allora, questo che oggi presentate, questo protocollo, è sicuramente un aspetto determinante e importante affinché si ridia giustamente dignità e professionalità ai 34.000 uomini e donne che lavorano all'interno della struttura carceraria. Quindi è un intervento interno. L'intervento invece esterno, quello che riguarda la problematica delle carceri, del numero dei detenuti che superano di gran lunga i posti disponibili. Mi riferisco in particolare anche a quel 30% e più di popolazione carceraria composta da stranieri che occupano le strutture penitenziarie. C'è in previsione, il governo farà qualcosa per questo, perché o si rimandano nei loro paesi a scontare la pena o si costruiscono nuovi carceri, insomma una delle due l'una. Nel senso che ci sono già degli interventi molto puntuali, 84 milioni di euro per la costruzione di 8 nuovi padiglioni detentivi. Quando c'è il sovraffollamento carcerario ci sono due refrain che appartengono alle due culture politiche che possono governare il paese. Una, e non è la nostra, è un bello svuotacarceri. L'altra è della nostra, edilizia penitenziaria, quindi questi 84 milioni di euro per 8 nuovi padiglioni detentivi. Un intervento massiccio in termini di manutenzione ordinaria, perché abbiamo molti istituti che hanno un numero inferiore di celle perché sono inagibili e quindi le stiamo mettendo a posto, e dall'altra parte evidentemente siamo consapevoli che un terzo della popolazione carceraria è costituita da stranieri, un terzo della popolazione carceraria è costituito da tossicodipendenti. E allora da una parte un lavoro sugli stranieri che è un pezzo, un segmento, una parte del piano Mattei. A noi piacerebbe, stiamo cercando di lavorare su contrattati bilaterali intensi che prevedano, per esempio, di collegare i flussi legali legati al lavoro in Italia con paesi che magari formino
in loco le persone per il lavoro, che ci diano garanzie su chi ci mandano, magari anche allegando certificati penali, che si impegnino nel prendersi gli immigrati invece irregolari, che sono entrati irregolarmente in Italia, e che magari si impegnino ad eseguire le sentenze penali italiane nel paese di provenienza, senza il previo consenso del detenuto. Funziona già così con due paesi, dobbiamo aumentare questi trattati bilaterali. Mentre sui tossicodipendenti io dico sempre che è evidente che se tu sei un detenuto tossicodipendente, e io durante il corso della mia visita in carcere, com'è il trattamento qua? Ecco, questo qui è ceramista, perché facciamo un'infinità di corsi per ceramisti noi, sono tutti ceramisti. Poi dico, però e continua a essere tossicodipendente? Sì. Aggredisce la polizia penitenziaria? Sì. Io credo che non sia ancora cominciato il trattamento, perché per il tossicodipendente il primo trattamento è la disintossicazione. E allora stiamo lavorando per immaginare un intervento legislativo importante che consenta al tossico, a colui che è dentro per motivi legati al suo stato di tossicodipendenza, o perché spacciava o perché rubava per l'approvvigionamento economico, per di accedere in maniera più importante che in passato a scontare la pena, a eseguire la pena presso strutture di disintossicazione, così conferendo per davvero una seconda possibilità a queste persone che molto spesso sono delinquenti per reati meno allarmanti e meno gravi. Quindi agire su quel terzo di tossicodipendenti, agire su quel terzo di stranieri, intervenire sull'edilizia penitenziaria, sono le tre linee che abbiamo adottato. Mi consento ancora di dire, fuori mi è venuto in mente mentre parlavano il capo del DAP e il vice capo del DAP, che nei giorni scorsi abbiamo parlato tanto della cosiddetta paura della firma degli amministratori, per cui c'è stato un intervento normativo sull'abuso d'ufficio. Noi ci siamo incaricati di un'altra paura che esiste e che è quella presso le forze dell'ordine, che è la paura di intervenire. Le forze dell'ordine non devono più aver paura di intervenire, e con questo prontuario sanno come possono intervenire in una cornice predeterminata di legalità. Non è poco come rivoluzione in un paese come l'Italia curarsi, oltre che dalla paura della firma degli amministratori, anche dalla paura di intervenire delle nostre forze dell'ordine. Mario Franco Calatti, G3, buongiorno. Una domanda un po' specifica riguarda Biella. C'è notizia di oggi, una nuova inchiesta dopo quella per i pestaggi che ha coinvolto, come si sa, decine di agenti, una ventina di agenti di quel carcere. Stavolta sembrerebbe un'inchiesta per droga. Sottosegretario, lei lo conosce abbastanza bene quel carcere, che succede a Biella? Nulla che non succeda purtroppo a volte anche in altri istituti. Quella di pestaggi, con un termine forse un po' improprio, ha avuto, come lei ben sa, in riesame sono state annullate tutte le ordinanze cautelari spiccate in una prima fase. Questa ordinanza invece riguarda, se non ho interpretato male, non ho letto male dai giornali, un fatto cessione di sostanze stupefacenti, che non riguarda purtroppo solo Biella, che ha anche degli agenti di Biella. È evidente che se c'è una cosa odiosa e intollerabile per noi, proprio per il rispetto che ho per le divise, è se chi è in divisa commette determinati reati. Quindi per il caso di cessione di sostanze stupefacenti, qualora confermato il quadro indiziario e accusatorio che c'è in questo momento, saremo assolutamente inflessibili, perché chi ha a cuore le divise gli dà gli strumenti per intervenire senza aver paura. Ma a fronte di questo intervento per cui la polizia non deve più aver paura di fare la polizia, è evidente che nella mia testa la polizia deve essere la polizia, non può mai confondersi con l'antistato, e chiunque spacci è antistato. Saremo inflessibili qualora il quadro sarà accusatorio, non abbiamo bisogno di sentenze, ma qualora il quadro accusatorio sia supportato da un compendio probatorio indiziario di spessore, evidentemente saremo inflessibili. Però va avanti anche l'altra inchiesta. L'altra inchiesta va avanti con l'annullamento per ora delle ordinanze. Noi
abbiamo, come dire, questa è una risposta. L'altra inchiesta, che ha alcuni elementi che ormai sono fortunatamente pubblici, parte per esempio dal fatto che un detenuto che dava in escandescenza, costituendo un pericolo per se stesso, oltre che per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria, è stato contenuto con dello scotch, non potendo usare le manette, per tradurlo in cella, salvo togliere lo scotch appena tradotto in cella. Non vi è nessuno che la cui coscienza democratica rimanga scossa dall'idea dello scotch. È altrettanto vero che quel detenuto libero avrebbe fatto male non solo agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria, ma anche a se stesso, perché non era in sé. Ora, senza entrare nel merito, vedremo se quel fatto, uno, perché ci sono più fatti, se quel fatto specifico è reato o meno. Ma potevano mettere le manette? No. Perché nell'ordinamento penitenziario c'è un grande dubbio, se non in caso di consumazione di un reato, se poter utilizzare dentro l'istituto. No. Ha la polizia penitenziaria nella propria dotazione, come hanno altre forze dell'ordine, tipo la polizia, i mezzi di contenimento di velcro? No, e le compreremo e le adotteremo. Come potevo io tradurre in sicurezza il detenuto dentro alla propria cella? Perché attenzione, se uno lo traduce e lo lascia dentro la cella scocciato, non c'è dubbio che la volontà è persecutoria. Se io ti accompagno su una cella e ti tolgo lo scotch, io non lo so. Attendiamo l'esito, giustamente, delle sentenze che si rispettano a prescindere. Però noi dobbiamo dare dotazione e protocolli di sicurezza per dire loro come agire, esattamente quello che stiamo facendo. Perché non ci debbano essere più dubbi da parte dell'agente della polizia penitenziaria. Quindi attendiamo l'esito di quella vicenda. Evidentemente lei capisce che se il mezzo di contenimento era proporzionato saranno assolti, se non era proporzionato e non sta a me dirlo, saranno invece condannati. Viceversa, qui, qualora emergesse un indizio robusto sulla cessione, non è che mi devo poi chiedere perché cedevi la sostanza stupefacente. Se cedevi la sostanza stupefacente non sei un poliziotto. Fine. In questo io ritengo di fare una distinzione. Io attendo su quello di capire se vi erano o non vi erano proporzionalità di mezzi utilizzati o meno. Qua, se emergesse la droga, non è che mi devo chiedere se poteva essere legittima cessione della droga. Lei capisce, in questo senso faccio una profonda distinzione. Grazie, grazie, grazie mille, grazie a tutti.